Signori, il nuovo aggiornamento di Cities Skylines 2 è finalmente arrivato, con mod, DLC, editor mappe, prestazioni e tanto tanto altro. Vediamo subito cosa contiene e prima di partire vi ricordo che questa sera, lunedì 25 marzo, sarò in diretta qui su YouTube alle 21 e andremo a testare tutte le nuove mod che sono all'interno del gioco, perché sì, ci saranno le mod ufficiali, andremo a testare il DLC, andremo a testare le performance, insomma esploreremo questo aggiornamento in live tutti insieme qui su YouTube, quindi non mancate. Prima di continuare iscriviti per supportarmi e non perderti nessuna delle prossime guide, tutorial e news su Cities Skylines 2. Detto ciò, cosa contiene questo aggiornamento? Innanzitutto la release del primo DLC, anche se proprio DLC non è un asset pack, che contiene un po' di edifici, 4 alberi e 6 edifici unici. Questo mini DLC asset pack, chiamatelo quello che volete, è molto controverso e per buon ragione, perché costa 10 euro e ha letteralmente, non lo so, una quindicina, ventina di case. Dicono 108 nuovi edifici, ma in realtà sono tutte case zoning, bassa densità, metà americano, metà europeo. Casetta base e i suoi 5 livelli. Casetta base e i suoi 5 livelli, in base ad alcune grandezze. Non riempie tutte le grandezze che sono presenti dei tipi di zoning per la bassa densità. Non ci sono commerciali. È un pacchetto a tema spiaggia dove non c'è nulla a tema spiaggia. Cioè gli edifici non sembrano a tema spiaggia, eccetera. Li vedrete meglio in diretta, li andremo a provare lì, ma raga, questo è un pessimo DLC che non vi consiglio di prendere, a meno che non lo troviate a tipo 2 euro. Altrimenti non ne vale la pena. Poi, una radio, nulla di speciale. La parte grossa, editor mappe e modding. Allora, è stato introdotto il supporto al core modding, al code modding. Questo vuol dire tutte quelle mod che siamo abituati su PC ad utilizzare. TMPE, Moovit, tutte quelle cose lì che vanno a modificare come funziona il gioco. Possiamo semplicemente usarle finalmente. Sono ufficiali all'interno del gioco, non dobbiamo più andare a cercare queste mod su siti esterni come Thunderstore o Nexus Mod, ma saranno all'interno del gioco in un menu apposito, quindi non andate a scaricarle da altre parti, perché ufficialmente sono lì e la maggior parte dei modder più grossi di Cities Skylines 2 andranno a metterle lì, sono già tutti d'accordo, per cui da altre parti non ci saranno, le altre parti sono probabili truffe o virus. Poi è stato aggiunto al gioco direttamente un sistema di programmi che potete installare dalle impostazioni per andare a creare le vostre mod, se sapete scrivere codice e sapete programmare, e poi è stato aggiunto l'editor per andare a creare le mappe, quindi ha le seguenti funzioni: andare a importare ed esportare le heatmap, che sono praticamente una mappa che contiene l'altezza dei vari ruoli. Questo permette praticamente di andare, non mi ricordo da che programma, non credo si faccia da Google Earth, ma sicuramente programmi analoghi ci sono, letteralmente scegliete un quadrato, fate copia, lo andate a incollare dentro il gioco e vi creerà le altezze realistiche del pezzo che avete copiato su programma apposito per fare ste cose. Quindi se siete dei map maker questa cosa è perfetta. Hanno aggiunto anche la possibilità di importare delle mappe risorse, di scegliere il clima, aggiungere e modificare fonti d'acqua, eccetera eccetera eccetera. Tutte queste cose sono solo nel map editor. Ci sono tante altre chicche che vedremo questa sera in live. C'è anche una nuova funzione fenomenale che nessuno si aspettava ed è veramente veramente figa. Quindi davvero wow. In più, come dicevo prima, è stato aggiunto le mod all'interno del gioco, ma non solo le code mod, sono state aggiunte code mod, salvataggi e mappe. Come vedrete non c'è scritto asset. Gli asset al momento sono funzionanti nella versione per creator barra beta tester, perché questo hanno detto coloro che stanno dentro questo programma e sono persone come noi, non sono impiegati. Ma al momento gli sviluppatori hanno detto ci sono dei bug che non riusciamo a risolvere, quindi al momento no. Prima di dicembre arriverà anche quello. Si spera che arrivi magari entro giugno, perché sai com'è, prima di dicembre sarebbe un po' tardino. Però intanto abbiamo le mod per aggiungere funzionalità al gioco.
Il prima possibile dobbiamo avere quella degli asset, però, perché il gioco, la più grande mancanza di Cities Skylines 2, sono gli asset. Belle le mod, ottimo. Ma il fatto che ancora non possiamo creare i nostri asset quando sono passati quasi 5 mesi... No, sono passati 5 mesi, perché oggi è il 20... Sì, oggi è il 25 marzo, regà. Sono passati 5 mesi dal lancio e non possiamo ancora creare i nostri asset in gioco. Questo è gravissimo. Quindi devono spicciarsi su questo. Detto ciò, performance. State ottimizzate un po' di cose, non sto lì a leggervi nello specifico, potete leggervelo da voi. Di base, da quello che ho sentito dire, si parla da un 20 a un 80% di aumento di FPS, dipendentemente da quali sono i componenti del vostro PC e le vostre impostazioni grafiche, e un aumento di circa il 50% da quello che ho sentito della velocità della simulazione, quindi dovrebbe rallentare molto meno. Quindi potrebbe voler dire che tutora, la mia serie tutorial di Cities Skylines 2 con la mia città più grossa, potrebbe ricominciare. Vedremo. Poi abbiamo una marea di bug fixati, ma davvero una marea. Cioè, ok, molto bene. Poi hanno iniziato ad aggiungere un po' di suoni mancanti, come ad esempio il fatto degli elicotteri dei vigili del fuoco che devono avere dei suoni quando vanno a spegnere il fuoco, quindi ottimo. Mancano ovviamente tutte le animazioni, regà, lo sappiamo, verranno messe in futuro. Adesso, quando andiamo a piazzare gli alberi, i cespugli, eccetera, in automatico andranno a ruotare. Questo lo facevamo già con una mod, tri-controller. Adesso lo fa il gioco base, quindi anche su console. Quando uscirà la versione console, non sappiamo quando. Smettetela di scriverlo nei commenti, perché non lo sappiamo. Allora, potranno utilizzare anche questa funzione. Hanno cambiato delle icone, chi se frega. Hanno fatto in modo che quando c'è la neve sia più facile vedere le guidelines del terreno, quelle lineette che vi dicono l'altezza del vario terreno, eccetera. Alleluia, perché bianco su bianco è un po' difficile. Idem per il cursore, che è bianco su bianco. E poi uno dei bug più grossi del gioco, il sistema del valore del terreno è stato per circa la metà, chiamiamolo, corretto. Quindi anche questo andremo a testarlo in live questa sera. Da quello che ho sentito da vari creator che hanno avuto accesso in anticipo a questo aggiornamento, tutto il problema del valore del terreno che saliva all'infinito, che c'erano delle strade che vi facevano valore del terreno 60.000 senza avere una singola casa sopra e cose del genere, tutte quelle cose sono sparite. C'è ancora il problema di case vuote con studenti e basta, dentro, senza genitori che lavorano e quindi problemi di affitto. Ci sono problemi di case vuote buggate come quelle che vi ho mostrato in tutorial in varie serie, che quelle non sono ancora risolte. Però tutto il resto dovrebbe essere sistemato per quanto riguarda il valore del terreno. Questo è bellissimo, regà. Le città possono crescere sopra i 200.000 senza avere questi enormi problemi e senza dover utilizzare le mod. Non vedo l'ora di testare queste cose. E più o meno è tutto qui per l'aggiornamento. Purtroppo, ok, sono state aggiunte le mod e tutto, purtroppo però, ripeto, finché non possiamo mettere i nostri asset in gioco, è una grave mancanza. Siamo molto vicini, i beta tester lo possono già fare e funzionano bene, detto dai beta tester, quindi chissà, magari tra un mese potremmo già averle, non dovremo aspettare fino a dicembre, che è il loro limite massimo che si erano autoimposti, vedremo. Di nuovo, stasera in live alle 21 qui su YouTube e andremo a testare tutte le cose di questo nuovo aggiornamento.